Sono molto contento di incontrarvi e di incontrarvi per questa occasione, un'occasione che ci consente di affrontare il tema della formazione e dell'educazione. Ci consente di parlare di educazione e formazione in modo da immaginare cosa abbiamo fatto sino a questo momento, cosa dobbiamo fare in più negli anni a venire, nei decenni che verranno, in relazione ad alcuni fatti importanti che caratterizzano il nostro presente. Sappiamo di avere delle emergenze di carattere ambientale profonde. Sappiamo tuttavia di avere, nell'ambito di una globalizzazione ampia sul piano economico, per esempio, sappiamo di avere delle disparità di trattamento, delle disparità, a livello economico, formativo, a livello di godimento della vita tra un paese e l'altro, disparità altissime. Sappiamo cosa sta succedendo in Ucraina in questo momento, in Europa in questo momento, perché l'Europa stessa è chiamata in questa fase storica a confrontarsi con dei fatti nuovi che non immaginavamo potessero accadere dopo quello che avevamo già visto alla fine degli anni Ottanta in Jugoslavia. Quindi ciò che sta succedendo ci impone di immaginare un sistema educativo nostro, europeo, ma internazionale, diverso, per formare presupposti nuovi che ci consentano, primo, di avere una diversa coscienza ambientale, un diverso rispetto per la terra, per il pianeta nella sua interezza, una diversa consapevolezza di ciò che debbono essere i nostri rapporti, i rapporti tra paesi più avanzati e paesi meno avanzati, soprattutto anche in relazione alla epidemia che abbiamo attraversato e che ha messo in rilievo quanto determinate differenze siano molto complesse per tutti noi. Poi il tema del dialogo tra le culture, il dialogo tra le diversità, in modo tale che alcuni principi che sono le nostre grandi conquiste, ma che crediamo siano le conquiste dell'umanità nella sua interezza, per esempio l'idea di democrazia, l'idea di libertà, l'idea di uguaglianza, l'idea di rispetto degli altri, dell'altro e degli altri, bene, come quelle idee possono essere sviluppate per essere condivise maggiormente, per essere patrimonio di tutti il più possibile. Sappiamo come l'idea stessa di Europa oggi è revocata in dubbio dai nazionalismi, da situazioni profondamente in conflitto con quello che si è costruito negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, questo ci mette fortemente alla prova e ci chiede di instaurare dei livelli educativi diversi da quelli che abbiamo probabilmente seguito fino a questo momento. Dobbiamo anche battere un altro aspetto negativo, l'informazione, un'informazione che sia libera, che non sia manipolata, che sia accessibile e soprattutto bisogna dare ad ognuno gli strumenti per poter capire ciò che nell'informazione diventa falso, diventa manipolato, diventa oggetto di strumento di potere da parte di alcuni. Per cui l'incontro di oggi è un incontro di alto significato per le ragioni che mi sono sforzato di dire in questi pochi minuti e da parte mia l'augurio di un ottimo lavoro, non tanto per la giornata di oggi, che è una giornata di confronto, ma per gli anni che verranno, per il tempo che verranno, affinché ciò che noi stiamo oggi tentando di perseguire attraverso un lavoro comune, diventi non solo il nostro lavoro, ma diventi il lavoro di tutti, diventi il lavoro di un'umanità che sa darsi prospettive di sviluppo diverse, prospettive di integrazione più ampia, di rispetto più ampio, un universalismo della cultura che sia capace di creare quell'uguaglianza e quella giustizia che sono il nostro sogno, la nostra prospettiva, il nostro punto d'arrivo, per quanto sarà nelle nostre forze, forze che poi noi naturalmente affideremo a chi sarà dopo di noi. Grazie della vostra presenza.
Buon lavoro ancora e saluti molto cordiali. Grazie al sindaco Alessandro Tambellini che ci ha offerto questo incipit con tanti spunti di riflessione che diventano in questo momento messaggi un po' universali, proprio perché oggi abbiamo la presenza di relatori provenienti da tre continenti, Europa, Asia e America, e questo naturalmente onora la città di Lucca Learning City UNESCO. Colgo l'occasione per dare il benvenuto a tutti coloro i quali ci stanno seguendo da casa in questo appuntamento online e un ringraziamento sentito alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO che supporta da sempre Lucca Learning City UNESCO, ai rappresentanti delle 37 cattedre UNESCO presenti nel nostro paese e naturalmente al tavolo nazionale delle Learning City UNESCO Italia, tutte le persone che ci stanno seguendo e che vi ho appunto i vari gruppi che vi ho menzionato interverranno poi al termine dei lavori. Oggi, come vi dicevo, mi piace anche ricordare un altro dato assolutamente significativo, vale a dire che il 10 novembre del 2001, durante i lavori della 41ª Conferenza Generale dell'UNESCO, è stato presentato il rapporto Reimmaginare un futuro insieme, un nuovo contratto sociale per l'educazione, elaborato dalla Commissione internazionale sui futuri dell'educazione. E sin dalla sua fondazione, 77 anni fa, l'UNESCO ha promosso diversi rapporti globali per ripensare il ruolo dell'istruzione in momenti chiave di trasformazione della società. Quei momenti chiave che ha ricordato il sindaco Tambellini. L'UNESCO ha cominciato nel 1972 con la commissione presieduta da Edgar Faure, già ministro dell'istruzione francese, e poi con la commissione presieduta da Jacques Delors nel 1996. Entrambi questi rapporti furono accurati e influenti e soprattutto guidarono gli sforzi di riforma nell'istruzione dei sistemi nazionali nei decenni poi successivi alla pubblicazione. Tuttavia, negli anni recenti il mondo è radicalmente cambiato. L'incontro odierno, come ha già appunto sottolineato il sindaco Tambellini, si prefigge di cominciare ad aprire un dialogo tra tutti gli attori dell'educazione a vari livelli, così come suggerito appunto nel rapporto dell'UNESCO, al fine di contribuire ai processi di apprendimento collettivo. La città di Lucca Learning City UNESCO, e lo dico davvero con molto orgoglio, è la prima città italiana ad aver formalmente adottato con delibera del Consiglio Comunale il nuovo contratto sociale dell'educazione. E la parola a questo punto la lascio alla padrona di casa, insieme con il sindaco, l'assessora alle politiche formative del comune di Lucca, a cui si deve questa importante iniziativa. Un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo. Un benvenuto nella nostra città ai relatori internazionali. E è molto importante per noi avervi in questa giornata a riflettere, meditare, approfondire il documento fondamentale dell'UNESCO, Nuovo Contratto Sociale per l'Educazione. Come Learning City abbiamo voluto incontrare subito questo importante documento, fin dal 24 di gennaio, la Giornata Internazionale per l'Educazione, e abbiamo descritto un percorso che è iniziato con una deliberazione della giunta comunale, è proseguito con una seduta della commissione consiliare e vede il momento di oggi come un passaggio centrale. Perché è importante per noi conoscere, approfondire e soprattutto assumere questo documento?
perché sentiamo come sia fondamentale il riferimento all'educazione per costruire la nostra città di oggi e di domani. Istruzione, formazione, educazione, apprendimento, apprendimento permanente sono i fondamenti del nostro essere Learning City. Abbiamo scelto di individuare questa colonna portante della nostra attività amministrativa perché riteniamo che tutto ruoti intorno all'educazione. Le gravissime tematiche a cui ha già accennato il sindaco, il contesto internazionale drammaticamente segnato dalla guerra in Europa e dalle guerre in molte parti del mondo. La situazione altrettanto preoccupante dei cambiamenti climatici e dei contesti ambientali messi a repentaglio. I problemi che attengono alla maggiore dispersione e alle grandi differenze e sperequazioni sociali, i rischi della ingiustizia sociale. L'anelito all'equità, tutto quanto ruota intorno all'educazione. Gli studi internazionali sono espliciti. I paesi che riescono a investire maggiormente nell'educazione aumentano anche il loro prodotto interno lordo, significa trovarsi intorno a quello che è l'obiettivo principale per garantire il rispetto dei diritti umani, il rispetto della dignità umana. Le Learning City condividono un principio fondamentale, che è proprio nelle città il potere di innescare quelle dimensioni di cambiamento che sono fondamentali per descrivere percorsi che garantiscano a tutti i cittadini e le cittadine il pieno rispetto della loro dignità. Avere fiducia nella possibilità di tutti i cittadini e cittadini significa anche fare di tutto per dotare loro degli strumenti fondamentali per orientarsi nel loro contesto e soprattutto per poter esprimere pienamente il contributo che ciascuna persona può dare alla comunità. Lo afferma la Costituzione italiana, ma lo affermano oggi tutti i documenti internazionali. È su questo impegno per l'apprendimento permanente che abbiamo voluto costruire un patto per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Riteniamo l'apprendimento permanente uno dei principali beni comuni. È un bene immateriale, ma è un bene sostanziale per l'esistenza di ciascuno. Siamo riusciti a raccogliere più di 120 soggetti tra istituzioni, enti, associazioni, soggetti del mondo del lavoro e persone singole, cittadini e cittadine. Abbiamo costruito insieme un patto e ci siamo impegnati affinché ciascuno possa dare quanto è in grado di dare, in modo da poter esprimere le capacità. L'approccio delle capacità, il capabilities approach, che sta diventando una dimensione internazionale fondamentale, diventa una bussola per orientarsi e per fare in modo che ciascuno possa intervenire nella discussione di questo nuovo contratto sociale. È importante parlare di contratto perché si fa riferimento a quelle che sono le dimensioni costitutive del sentirsi società, del sentirsi comunità. Il riferimento è ai valori fondanti, ai comportamenti condivisi, agli obiettivi definiti. Costituire un nuovo contratto, riconoscerlo, significa passare da un livello implicito
di condivisione su valori tradizionali ad un riconoscimento esplicito di contenuti che sono fondamentali per costituire il percorso delle nostre comunità. Poter lavorare insieme diventa la chiave fondamentale. Questo nuovo documento dell'UNESCO ha un grande pregio rispetto a quelli precedenti. È, per così dire, un documento incompiuto, un documento aperto, un documento che aspetta, attende il contributo di tutte le persone. È per questo che sentiamo insieme una forte responsabilità e anche un grande sostegno di fronte al documento dell'UNESCO. Una forte responsabilità perché sappiamo che è necessario che ogni territorio, ogni paese, ogni città anche, e in questo caso le Learning City sicuramente sono in prima fila, sa di potere e di dovere dare il proprio contributo, di contribuire a un dialogo pubblico, un dialogo aperto. E facciamo un riferimento molto forte a questa capacità, a questa attitudine dialogica che segna il rispetto reciproco e anche la convinzione che è proprio dal dialogo con gli altri che possiamo raccogliere tutti gli elementi per comporre un nuovo quadro, un nuovo futuro. Essere aperti al futuro significa essere consapevoli della complessità del contesto in cui si sta vivendo, ma insieme anche fortemente consapevoli delle energie, delle capacità, delle risorse e delle ricchezze che ciascuna persona può apportare. Per noi, amministrazioni locali, enti locali, impostare un percorso su un dialogo aperto significa innescare dei processi di partecipazione attiva, in cui possano intervenire tutti, sia coloro che sono gli esperti, i responsabili del sistema educativo, del sistema di istruzione, del sistema di formazione, ma anche coloro che fanno parte della società e che possono avere un punto di vista estremamente prezioso da porre. Sappiamo che cosa dobbiamo lasciare. L'insegnamento tradizionale basato su un forte approccio di memorizzazione, di trasmissione, è ormai inadeguato. Abbiamo bisogno di creare dei percorsi innovativi, dei percorsi in cui coloro che apprendono, qualunque sia la loro età, siano protagonisti, siano attivi in prima persona, imparino dall'esperienza, si mettano alla prova e dall'esperienza traggono la capacità di costruire il pensiero. Ecco, è su tutto questo che insieme vogliamo lavorare. Un saluto davvero sentito agli ospiti, ai relatori, agli esperti che hanno contribuito a costruire il nuovo contratto sociale per l'educazione, un saluto per l'UNESCO, per la Commissione Italiana dell'UNESCO, un saluto a tutte le Learning City, in particolare alle Learning City italiane con cui vogliamo costruire insieme un percorso condiviso, mettere a disposizione la nostra esperienza, sentirci partecipi di un cammino di ricerca aperta e convinta per creare insieme quelle comunità solidali basate su una forte coesione, capaci di essere accoglienti. Vi ringrazio per questa partecipazione, vi ringrazio per i contributi che oggi ci darete e sono felice di poter iniziare questo scambio di opinioni. Anche la nostra assessora regionale Alessandra Nardini vuole porgere il saluto a tutti voi e manifestare anche
la disponibilità piena dell'amministrazione regionale per arricchire il percorso che stiamo delineando. Faremo una serie di incontri ancora in cui raccogliere il più possibile il contributo, valorizzare le tante situazioni innovative che anche nel nostro paese e specificamente nella nostra città sono attive, e raccogliere tutti insieme questa richiesta, questa offerta, per fare in modo che ci sia un contributo condiviso per disegnare il futuro. Grazie. Grazie alla nostra assessora Ilaria Vietina. E l'intervento credo che sia stato appunto significativo, ma soprattutto da stimolo per le altre città Learning City UNESCO Italia. E a questo punto prego la regia di inviare il videomessaggio del segretario generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, Enrico Vicenti, che doveva essere oggi con noi, ma ha avuto un problema all'ultimo minuto, e quindi per ora grazie. I would like to start my intervention by thanking the city of Lucca for organizing this very important meeting on the future of education. I think it's important to underline that since the beginning of its activities, UNESCO has always dedicated a special focus to the challenge of improving education all over the world. The improvements achieved over the years have been now jeopardized by the latest event of the COVID-19 pandemic. But we don't have to forget that even before the pandemic, 258 million of young people were out of any school system. In the last 2 years, education has been under stress worldwide due to the COVID-19 pandemic. The UN Secretary General has spoken of generational catastrophe, with several million students out of school for a very long period of time. Now, the invasion of Ukraine is causing many suffering to students, showing how difficult it is in that country to respect the fundamental human right as education. Because education is a fundamental human right that requires all the international community to act accordingly. UNESCO has activated several mechanisms to fight the increasing of the digital and gender divide caused by the pandemic, and is now supporting Ukraine to tackle and challenge of granting education during the war caused by the Russian invasion. These learning crises are part of a broader challenge relating to the ability of conventional education system to deliver the knowledge, the skills needed for children, young people, but also adults, to excel in today's world and contribute to sustainable, healthy, and peaceful futures. We live in a difficult context, given global warming, rapid technological change, profound changes in the world of work, lower level of trust in public institutions, the erosion of democratic values, and the rise of disinformation, intolerance, and hate speech. These are the fields where the UNESCO report on the future of education underlines the need to reshape our education system, as very often our formal learning does not meet the needs and aspirations of children and youth, but also of their communities. To tackle the complexity given by the connection of the social, economic, and environmental dimension of the SDGs, we need the transformative power of education, and we need to rethink education and learning as tools that must help us finding the right answer to the challenge of sustainable development. This is why we look forward to the transforming education system that the UN will organize in September in New York, in the effort to renew the collective commitment to education and lifelong learning as a fundamental public good, as recently stated by the UN Secretary General.
I'm sure that our meeting today can give an interesting contribution to the debate on the future of education. Grazie alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, ad Enrico Vicenti. La Commissione Nazionale ha sempre spronato le varie designazioni UNESCO a dialogare tra di loro e a proposito di dialogo, benvenuto al professor Domenico Simeone, direttore della Cattedra UNESCO in Educazione allo Sviluppo Umano e alla Solidarietà tra i Popoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e che oggi rappresenta il progetto Dialoghi delle Cattedre UNESCO, un laboratorio di idee per il mondo che verrà. Progetto che la Commissione Nazionale ha selezionato per partecipare alla Conferenza Mondiale sull'Alta Educazione che si terrà a Barcellona dal 18 al 20 di maggio. Il rapporto della Commissione sul futuro dell'educazione mira proprio a favorire processi di innovazione aperta e a promuovere l'intelligenza collettiva basata sul contributo di un gran numero di persone, istituzioni e comunità e sulla collaborazione tra loro, che richiede appunto meccanismi per codificare e condividere le conoscenze da esse generate, incoraggiando in questa maniera il dialogo e la collaborazione tra i vari gruppi interessati appunto a portare avanti gli sforzi per costruire un futuro migliore per l'istruzione. Quindi al professor Domenico Simeone chiedo come Dialoghi può contribuire al nuovo contratto sociale. Grazie per questo invito, sono davvero onorato di partecipare a questo seminario. Ringrazio il sindaco e l'assessore alle politiche formative della città di Lucca. Ringrazio la professoressa Anna Teresa Rondinella e la Commissione Nazionale per l'UNESCO per questa occasione di incontro, di confronto, di dibattito. Il progetto dei dialoghi delle cattedre è stato avviato su iniziativa della Cattedra UNESCO in Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di Saperi dell'Università della Basilicata e sono grato alla professoressa Angela Colonna per questa iniziativa. È un'iniziativa presa in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e questa iniziativa è stata lanciata ufficialmente il 9 ottobre del 2020. Dall'evento di lancio ad oggi sono 37 le cattedre UNESCO italiane che hanno partecipato al progetto Dialoghi e possiamo stimare quasi un migliaio di partecipanti ai 28 webinar organizzati dall'avvio dell'iniziativa. Questa iniziativa è nata per rispondere agli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU e dalla consapevolezza che sia necessario un pensiero integrato, l'impegno di ciascuno e un profondo cambiamento nel nostro modo di guardare a noi stessi e al mondo. La necessità appunto di quel sapere condiviso di cui parlavamo anche poco fa. La prima edizione dei dialoghi delle cattedre UNESCO, intitolato Un laboratorio di idee per il mondo che verrà, mi sembra molto in sintonia anche con il documento dell'UNESCO, reimmaginare i nostri futuri insieme, no? Un nuovo contratto sociale per l'educazione. Entrambe queste iniziative vogliono innescare dei processi, vogliono favorire un incontro, vogliono favorire un dialogo. E è proprio la possibilità di costruire un nuovo sapere insieme, condividendo delle esperienze, condividendo delle ricerche, confrontandosi sulle prospettive che potranno prendere corpo per il futuro, che è possibile
reimmaginare, ripensare insieme il nostro futuro. Questi 28 incontri webinar sono stati impiegati come uno strumento di discussione che ha avuto come esito una dichiarazione per la sostenibilità. Questa dichiarazione rappresenta l'impegno delle cattedre UNESCO italiane nello sviluppo dell'educazione e della conoscenza in relazione alla sfida ambientale globale e offrono un contributo di idee alle politiche nazionali, internazionali e alle politiche dell'UNESCO. La dichiarazione vuole sostenere l'educazione al pensiero complesso attraverso lo sviluppo di competenze per imparare ad essere, per imparare a diventare e attraverso la riflessione su temi particolarmente urgenti come il cambiamento climatico. Per questo motivo la dichiarazione vuole promuovere il ruolo centrale dell'educazione e la necessità di una riorganizzazione della conoscenza per affrontare questa sfida. Abbiamo prima sentito parlare della necessità di un patto per l'educazione. Ecco, mi sembra davvero molto importante questo essere convocati e provocati anche da questo documento dell'UNESCO. Siamo tutti invitati a condividere il nostro sapere, il nostro impegno, ma soprattutto siamo coinvolti nell'innescare un processo di cambiamento. Prima, giustamente, l'assessora riconosceva come questo documento è un documento incompiuto. Potremmo chiamarlo un documento aperto, un documento che chiede a ciascuno di noi un contributo. E più che voler offrire dei contenuti definitivi, vuole avviare un processo, vuole essere un esempio di metodo. Ecco, allora da qui io partirei, mi sembra anche che l'esperienza delle Learning City siano molto interessanti da questo punto di vista. Ecco, un nuovo contratto sociale per l'educazione, quindi è l'esito di un processo, di un dialogo democratico in cui le voci di tutti possano essere ascoltate, rappresenta un modo per riflettere insieme in modo inclusivo e partecipato sulle sfide che riguardano l'educazione e sulle sue finalità, sul modo con cui possiamo organizzare il nostro futuro. Ecco, ripensare vuol dire avere anche appunto uno spazio di pensiero, di riflessione e ripensare insieme vuol dire che questa iniziativa richiede una comunità che si confronta, richiede la necessità di accogliere anche la diversità, richiede la pazienza di incontrare anche chi la pensa in modo diverso e oggi vediamo quanto ci sia bisogno di questa apertura, di questa capacità di accoglienza. Ecco, questo dialogo, che deve essere un dialogo globale, un dialogo politico, un dialogo interpersonale, ha bisogno di essere sostenuto, ravvivato. Per farlo ciascuno di noi deve però avere uno spazio dentro di sé disposto ad accogliere anche il pensiero dell'altro. È per questo che mi piace richiamare le parole che un filosofo francese, Pierre Durand, scrisse ad un suo allievo che si apprestava ad iniziare il proprio lavoro come educatore. E in questa lettera questo filosofo francese riassume, secondo me, in modo emblematico che cosa stia al cuore del processo educativo. E scrive in questa lettera: il compito primario di un educatore è quello di offrire la testimonianza di un'umanità autentica e piena.
non vivere al di sotto della propria umanità, non vivere contraddicendola, ma cercare sempre di esservi fedele. Compito inesauribile, difficile, pilastro fondamentale della giustizia e della concordia tra gli uomini, l'opera educativa è anche una reale, una realtà molto discreta. È un seminare nel terreno sociale l'interrogativo su cosa significhi essere umani. Educare è innanzitutto incontrare, e ogni incontro è possibile solo creando uno spazio di accoglienza in se stessi, quello spazio che nasce da una piena adesione alla propria umanità. Ecco, allora credo che tutti insieme dobbiamo sentirci impegnati per far emergere questa nuova umanità che nasce dall'incontro, che nasce dall'accoglienza, che nasce dalla cooperazione, salvaguardando quel bene comune prezioso che è l'educazione. Ecco, in questo ci sentiamo impegnati come cattedre UNESCO italiane, ma ci sentiamo impegnati anche con tutte le altre istituzioni UNESCO, penso appunto alle Learning City, e ci sentiamo impegnati con tutte le persone che sono disposte a sottoscrivere questo patto per l'educazione. Grazie. Grazie al professor Domenico Simeone. E credo che questa quindi sia davvero un'occasione propizia per mettere appunto in rete le Learning City con le cattedre UNESCO in primis, e poi naturalmente per aprire a tutta quanta la società questo dialogo per il nuovo contratto sociale per l'educazione. E a questo punto entriamo nel vivo dei lavori con i membri della Commissione UNESCO sul futuro dell'educazione, ed è davvero un onore avere oggi con noi Sobita Will, direttore del settore educazione sul futuro dell'apprendimento e dell'innovazione presso l'UNESCO, a cui subito faccio una domanda. Sappiamo che questo rapporto è frutto di 2 anni di lavoro, di un processo di consultazione che ha coinvolto circa 1 milione di persone. Davvero un numero considerevole. Ecco, sul sito dell'UNESCO è stata lanciata l'iniziativa The Future of Education, Learning to Become, una consultazione tuttora aperta a cui attraverso 3 domande si chiede appunto di esprimere una opinione sul futuro dell'istruzione, quali sono le 3 principali sfide, gli scopi e poi la visione dell'istruzione nel 2050. Ecco, una curiosità un po' di tutti era chiederle finora il paese Italia ha portato contributi e quali linee strategiche è opportuno introdurre nelle comunità locali. E naturalmente il focus che ci attendiamo da lei nel suo intervento è quello di illustrarci come la nozione di contratto sociale si relaziona con l'agenda del segretario generale Antonio Guterres delle Nazioni Unite pubblicato per l'appunto lo scorso settembre. Thank you very much. And a real pleasure being here. I don't have a background as beautiful as that of the city of Lucca, but very pleased to be here. In terms of the contributions, there have been dialogues around in the initial phase. I know that there have been dialogues around the learning to become, which was the initial framing of the Futures of Education initiative. But perhaps I could take a few minutes to say something about the framing of the social contract and the framing within the report of the International Commission. We obviously have 2 members of the International Commission, Professor Reimers and Mr. Ben Hassan, who will be following. But just to say that
the starting point is really the recognition that we are at a crossroads, that we are at a turning point, and that we can't continue doing things in the same way. The report of the commission is really a vision, and we heard it earlier. It's an open document. It's meant to be serve as an inspiration or a catalyst for dialogue and for action. And very pleased to see that this is the case here, as we are seeing it being taken up by groups of students, by student organizations, civil society, by researchers, and others. The starting point, the framing for the report of the International Commission is really this dual challenge that we find ourselves in now. A dual challenge in particular for education, as we see continued or persistent educational exclusions, despite the progress that has been made in access over time. And we see that economically marginalized, historically economically vulnerable, and historically marginalized or stigmatized, sometimes groups continue to be excluded, and this despite the progress. So we have on one hand this unfulfilled, unrealized promise of the right to education for all. The second is our foot in the future, and the second is really about the uncertain futures, whether that's related to the climate crisis and broader environmental degradation, whether that's related to democratic backsliding, the greater growing polarization of our societies and conflict, overt or not, and we are living that, we have lived that in many regions of the world and now in the heart of Europe, whether it has to do with the uncertainties about the future of work and decent work at a time when automation, artificial intelligence is also changing the work landscape. So really the starting question is how can a different education help us transform this this present that we're in, this one foot in the past with unfulfilled challenges and promises from the past, and a foot in the future with uncertain futures on the horizon. If we project certain futures, they don't look bright, and that's why we've been using futures in the plural, is we can imagine alternative futures, and we can together transform the future. But to do this, education, a key tool, knowledge, learning, and education itself has to be transformed. And that's, we need to rethink our approaches, our understandings, and our ways of doing education. And this is where the idea of a new social contract for education comes from. I think we heard it earlier. It is about implicit agreement among members of a community, of a society, to cooperate really for shared benefit. And so it is about shared goals in education. It is about shared commitments. It is about shared principles and norms. And therefore, the starting point of a renewed social contract for education is also a question of renewing the public purposes of education. The report of the commission proposes two foundational principles for this new social contract. And the first has to do with reaffirming, but enlarging and expanding the right to education. So expanding not only that the right to education should be a right throughout life and across spaces, whether these are social, cultural, professional spaces that complement the formal educational spaces, but also in expanding our understanding of the right to education to connect it more closely
to the right to information, the right to science, the right to culture, the right to participation. The second foundational principle is really around education, and I think we heard a little bit of this at the beginning, as a public shared endeavor and a common good, a shared societal endeavor. Education builds common purposes, it builds publics, it serves the public, it takes place in public spaces, and it requires the participation of all. There are a number of organizational principles, for those of you who have had a chance to look at the report, that look at different dimensions of education around pedagogies of cooperation and solidarity, issues around curriculum, intercultural, ecological, interdisciplinary curricula, the key role of teachers as and teaching as a collaborative profession, and teachers as agents of change, and teachers here at all levels and types of education. And then the foundational role of schools that need to be protected as this very special space and time where we construct our living together and our collective identities and aspirations for the future. To protect, yet to transform, and to consider the school, and we saw it with the COVID disruptions, as the necessary foundation for a much larger educational ecosystem. Just an additional word, just to say that this, we see a lot of reference to social contract recently, in the last few years, I would say. We have the reports of the International Commission on the Futures of Education. We also have the report of the Secretary General of the United Nations with our common agenda, looking at a longer-term future of more inclusive and just sustainable development, and also calling for a renewed social contract. We hear it from the World Economic Forum, a new social contract for work and for new eco-social contract. But I think it's just to say that the report of the Commission, I think, is very much in the spirit of the conception in our common agenda, the reports of the UN Secretary General, that highlight human rights, solidarity, participation, partnership, trust, inclusion, and speaks of global public goods and global commons. And I think this is very much in the spirit of the framing of the report of the International Commission. There are elements and dimensions of the global of the social contract for education which are global and are interconnected, interdependent world. And then the actual shape that a social contract for a new social contract for education would take needs to be contextualized within each space and community at the local level. It is a spirit of social contract which has moved from what was perhaps more conventionally a transactional or contractual approach to one which is really interrelational and which recognizes our interconnectedness and our interdependencies and the necessity of having all actors involved at all stages of this collective educational endeavor. That begins with the visioning together, the dialogue, the policy dialogue, to the actual enactment, if you want, of educational opportunities across the times and spaces of our lives. And the three key questions, and we heard them earlier, that can be applied in any particular context to take this forward, is to say,
the fact that we're not starting from scratch, we have a lot to build on. The first question of what do we maintain? What are our strengths in what we currently have? What do we need to perhaps even protect because it's being undermined, but which is positive? But secondly, we know that some of our practices, some of our approaches are not taking us in the right direction. So what do we need to abandon to take us in the direction that we want to shape the sorts of futures that we aspire to? And thirdly, what do we need in this particular juncture and with the uncertainties on the horizon, what do we need to reimagine afresh? So I just wanted to share that with you, but certainly you will be hearing more from the members of the International Commission who are with us today, Professor Reimers and Mr. Ben Hassan. Thank you. Grazie al direttore Sovita Will per questo appassionato intervento e per gli spunti di riflessione che saranno oggetto del nostro lavoro. Senz'altro il direttore Tawil ricorderà la presenza per tantissimi anni all'UNESCO di Monsignor Follo, delegato permanente presso la Santa Sede, che mentre lei parlava in questo momento mi ha inviato un messaggio dicendo proprio impariamo attraverso il dialogo al discorso che va verso l'altro e attraverso l'educazione che apre la mente delle persone e permette l'incontro e la condivisione. Quindi grazie, thank you very much, e grazie ancora per questo intervento e da Parigi, dall'Europa, passiamo in un altro continente, andiamo in America e siamo anche in questo caso davvero estremamente onorati di avere a Lucca il professor Fernando Reimers, professore di educazione internazionale presso la Graduate School of Education di Harvard, direttore della Global Education Innovation Initiative di Harvard, esperto nel campo dell'educazione alla cittadinanza globale. Diciamo che non avrebbe bisogno di presentazioni perché ha scritto e curato articoli accademici sulla rilevanza dell'istruzione per un mondo che cambia. Un grazie doppio perché ci ha inviato alcuni volumi preziosi per il nostro lavoro, tra cui Advancing a New Social Contract for the Education e Dialoghi per un nuovo contratto sociale per l'educazione, che sono stati tradotti da Claudia Fini, che oggi è con Tessa Wickeman, che ringrazio entrambe per la traduzione. E quindi, professore, a lei il compito di illustrarci come una città, Learning City, può applicare il nuovo contratto sociale per l'educazione. Grazie. Grazie tanti, Anna Teresa. Buongiorno. È un grande piacere essere con voi in questa conversazione sul rapporto Reinventare insieme il nostro futuro. Voglio riconoscere la gravità del momento della nostra conversazione quando l'aggressione ingiustificata della Russia all'Ucraina sta causando crimini contro l'umanità che l'Europa non aveva visto dal 1940. In questo difficile contesto è particolarmente importante parlare di educazione e in particolare di come l'istruzione può contribuire a costruire un futuro migliore, un futuro più pacifico. La mia padronanza della lingua italiana è molto limitata, quindi ora cercherò di parlare in inglese. I'm going to share my screen now, if I may. Can you see it now? So this picture was taken the very first week of January of 2020, in the first meeting, the only meeting in person, of the International Commission in January, because soon after this meeting, the World Health Organization declared COVID a global pandemic. And the commission reconvened at that moment and asked, should we stop this work or should we continue? And we decided that the crisis that the pandemic was going to create would be of such magnitude for society
and for education, that this made the work of the Commission even more important. So this work was done fundamentally using digital technologies, communicating online over 2 years. And our goal was to basically bring a different way to think about how to solve our education problems. As has been mentioned by Sobi and others, UNESCO in its history has produced 3 reports on the futures of education. And I want to highlight a couple of ways in which this report is different from the previous 2 reports. So the idea was that this crisis created by COVID required, represented a time to be ambitious and a time to think differently. It became very clear during the pandemic the limitations of governments to sustain educational opportunity. And it also became clear the enormous power, the resiliency, the creativity, the capacity for innovation that existed in ordinary people, in local schools, in local communities, in cities. And that is one reason why this report is presented, as your mayor mentioned earlier, as an open invitation to engage in a process of co-construction all those different social actors. In contrast to the 2 previous reports, which were very much addressed to national governments, this report is addressed to everyone, to every person, to every teacher for sure, but also every student and every member of a community and every school administrator and every leader of civil society. The 2 previous reports published in 1972 and 1996 emphasize essentially a top-down view of how to transform education. Now, this report differs from those 2 in 3 important ways. Number 1, in recognizing the global challenges that Sobita Will has talked about, the idea of which are discussed in the first 2 chapters of the report, the idea of this report is that the education system shouldn't just respond to those challenges, but it must shape them. The idea is that schools should be learning organizations and universities, not only in that they respond to changes in the external environment, but in the exercise the capacity to transform that external environment. The idea is that schools can be institutions that not just reflect the social order outside of schools, but that anticipate a better social order. The second idea, the second way in which this report is different from the previous 2 reports, which are written from a very sociological perspective, at a big distance from educational institutions, is that this report gets inside the culture of education institutions and says, we need to transform this culture. We need to develop a new way to think and understand what education means and what the role of education is in society. And lastly, the 2 previous reports, which don't have a lot of details on how to make those changes presented in those reports happen, this report talks about 4 catalytic actions to produce such change. So the report is based on 4 foundational ideas. The first one is a very democratic idea, that everyone is a change maker, that the minister is no more important than the teacher, that the educational administrator is no more important than the parent or the student. Second, this report is anchored in a way that is explicit and upfront on the idea that human rights matter. And this conflict that we see today on Russia is a conflict very much about negating the order, the world order, built on the aspiration of human rights. And this report, more so perhaps than the 2 previous reports, time and again
in every section of the report says the aspiration that should guide a reimagining of education is the aspiration of building a world in which human rights are a reality. Not in the sense that students should know what human rights are, but in the sense that they develop the skills to become co-constructors, leaders, participants of a world in which those human rights are a reality, not just for themselves, but for others. The third foundational idea of this report is that the culture of education needs to be reimagined, needs to be transformed, so that learning in school is authentic and relevant. Authentic in helping students understand how what they're learning in school connects to the world outside the school, so that students understand how what they're learning in school helps them interpret the world and change the world. Relevant in that what is learned in school, the work done in school, needs to connect with values that are deep and meaningful for every student. The final foundational idea is that humans are multidimensional, and education should be too. There are many people who think that we have so many problems in education that we should focus on one or two simple ideas and emphasize them. Teaching students how to read, teaching them mathematics, teaching them arts. And this report says it shouldn't be one or the other. It should be everything. Because the goal of education is to elevate human potential and human freedom and human differences. And so education needs to also be multidimensional in that sense. So the report builds on this tradition that begins after another terrible moment of violence, World War II, which brings about leaders of nations of the world coming together to build a world that is more peaceful. And it's out of that moment, it's out of that exercise of imagination that the Universal Declaration of Human Rights is drafted, and that the right of education is included in that declaration. And it is that aspiration that very much guides this report, that is very much the spirit of the report. As Sobi mentioned, this report proposes that transforming the culture of education requires simultaneously reimagining five things: reimagining pedagogy, reimagining curriculum, reimagining the very organization of schools, reimagining the very profession of teaching, and creating a learning ecosystem that guarantees the right to learn with quality. And to do this report proposes essentially four levers of change, which are really about the power of ideas and knowledge, the power of engagement and participation, and the power of solidarity. And those levers of change are innovation and research, the participation of universities, building networks with education systems, with institutions of lifelong learning, the broad, inclusive, democratic, and participatory dialogue that engages everyone, and a reimagined international cooperation. I want to conclude underscoring the top two of these levers of change: the role of knowledge, innovation, and research, and of universities as catalytic actions that can help reimagine the culture of education. The report, as you would expect of a report written for the entirety of the world, is general in its recommendations. It doesn't offer a specific path to transform an education system in a city or in a school or in a university, but it offers guidance. It offers guiding ideas, provocations, but it does need to be translated. And that is the role of this dialogue. That is the idea of co-construction. So I'm going to give three examples of how such co-construction, how such translation can produce very specific, very actionable recommendations. Here's an example of a report produced by a group of researchers around the world
in partnership with an organization in UNESCO, the International Bureau of Education, that did something very simple. It examined 31 innovations that emerged during the crisis of the COVID-19 pandemic, which are aligned with the aspirations contained in the report, Reimagining Our Futures Together. And the goal of this exercise was not only to highlight these 31 innovations, it was to demonstrate that even in the very difficult conditions of the pandemic, there were good things that happened, which are a testimony, a testament of the resiliency, of the creativity, of the capacities of teachers, of schools, of cities to reimagine education. And what this publication is trying to do is to communicate that the future of education maybe doesn't need to be reimagined as much as it needs to be found in the innovations that are already happening. And so this is the invitation to the city of Lucca. You were asking, what can a city do? The very first thing the city of Lucca could do would be to build an observatory of innovations that have already happened in the city of Lucca that are aligned with the ideas of the report on the futures of education, and turn those innovations into a document that you use, that you disseminate to animate these conversations on the future. Here's a second example of how to translate this report into actionable strategies for education. I am so grateful that you're translating this book into Italian. This book is simply the result of the work of 60 of my graduate students who spent last semester working with educational authorities in several jurisdictions in the city of Bogota, in three states in Mexico, in the country of Colombia. And over 6 months, this group of students did something very simple. They asked, in partnership with colleagues in those education authorities, what are the main education problems here? What are you doing about it? What could be done? What should be continued? What should be reimagined? What should we be done anew to advance the aspirations of the report? And they produce short documents that are now being used in those cities to animate this social dialogue that the report talks about. And I very much hope that when this book is translated into Italian, thank you to the leadership of Anna Teresa, that the next step will be for one of your universities to do something similar, engage a number of your students in partnership with the city of Lucca, in partnership with your schools, with networks of schools, to do something very much along the lines of what this book demonstrates. This third book presents the efforts of governments and civil society organizations in various countries in Latin America, but also in Spain and in Portugal, who are using the report on the futures of education, Reimagining Our Futures Together, to lead a diversity of social dialogues. And the goal in publishing this book, which can be freely downloaded on the link that you see there, is to help capture this experience that is already happening of mobilizing, producing the social mobilization that this report invites to, for the purpose of animating further social mobilization. Lastly, one of the big ideas in this report is that we should unleash the power of universities by connecting them with school systems, with school districts, for the purpose of producing the kinds of changes, the kind of transformation of the cultures of education that the report talks about. And this is a study of how 20 universities around the world during the pandemic partnered with public education systems for the purpose of animating innovation, supporting innovation that would mitigate the impact of the pandemic. Again, an example that the social innovations the report is talking about don't really very much need to be imagined from scratch. They need to be found because many of them already exist and they were created in very difficult circumstances. So I hope these are just some ideas of the kinds of things that the city of Lucca, the administration of schools, your universities,
could do to take the ideas of this report and translate them into actual strategies for transformations of your schools and of your educational institutions. Thank you very much, Ana Teresa. Grazie tanti. Grazie, professor Rimes. Davvero molto, molto importante quello che ci ha appena comunicato e senz'altro faremo tesoro delle linee di azione che ci ha indicato. Tengo a precisare che abbiamo appunto tradotto Claudia Fini, una delle collaboratrici delle cattedre UNESCO, ha tradotto proprio il volume The Advancing a New Social Contract for Education e stiamo per completare anche la traduzione del secondo volume, quindi gliela invieremo quanto prima. Grazie, grazie davvero per queste linee strategiche che la città di Lucca, sono certa, ho qui con me l'assessora Ilaria Vietina, attiverà e attiveremo e anche le cattedre UNESCO italiane senza dubbio hanno in questo momento avuto un ventaglio significativo per poter procedere nella giusta direzione, tanto che la seconda edizione di Dialoghi delle Cattedre UNESCO, un laboratorio di idee per il mondo che verrà, sarà proprio incentrata, come ha specificato il professor Simeone, proprio sul nuovo contratto sociale dell'educazione, sarà un po' il contributo del paese Italia. Grazie ancora. E dall'America ci spostiamo in Africa, a Tunisi, e siamo lieti di dare il benvenuto ad Abdel Basset Benassen, presidente dell'Istituto Arabo per i Diritti Umani, che ha sede appunto in Tunisia, e al presidente Basset subito chiedo immediatamente di illustrarci un po' quello che il rispetto dei diritti umani da una parte e il diritto all'educazione dall'altra parte sono appunto intesi come bene comune e devono diventare un po' la trama che unisce il nostro mondo condiviso e il nostro futuro interconnesso. Questo è quanto sostenuto nel rapporto UNESCO e quindi la domanda è come questi due principi universali possono trovare applicazione pratica nelle nostre comunità locali. Ma prima della risposta voglio un po' presentare il presidente Benassen. Sono stata 3 anni fa proprio presso l'Istituto di Tunisi quando l'UNESCO aveva organizzato un incontro con le ONG e oggi davvero siamo onorati di averlo con noi perché con 3 decenni appunto di esperienza nel campo dell'educazione e diritti umani, Benassen ha lavorato proprio allo sviluppo e all'attuazione di programmi per i diritti umani e alla riforma poi dell'istruzione. È stato membro del comitato di redazione del decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani. Quindi la parola al presidente Benassen. Grazie mille. I'm very pleased to be with you and to attend this very important meeting. I think that what is new with this report is that human rights is not just a tool to educate people. It's not part of education. Human rights in this report is a foundation of education also. I think that this is a very important paradigm shift in the way people are looking to the relationship between education and human rights. In every crisis, major crisis in our world, education is called by people to be part of the resolution of crisis. Every time when
countries are, or the world is in a turning point, education is recalled as part of the solution of the important moment of our world. And because of that, human rights is a tool that can help to resolve our crisis and the crisis of our world. I think that this relationship between education and human rights as a tool to help us resolve the crisis, political, economic, social, cultural crisis, I think that this is a real specificity of this report. I think that the second important specificity of this report is the importance of the issue that education is not a service. Education is a mission. And because of that, its mission, values are very important to transform education and human rights. The universality of human rights can bring the values that can change, transform education and change our world. Third thing, I think that there is also this very important concept of common good. Education is a common good, and to be transformed or to be a common good, it is very important to bring some human rights, very important concepts like the rule of law, like democracy, like citizenship, like equality, to bring them to this very important space of common good, that we can build together this space of common good by trying to invite these very important human rights concepts, very important for, I think, globally now, the rule of law, equality, and democracy. They are, all these concepts are under threat now in the majority of our countries. I think also that this relationship between human rights and education, and human rights at the heart of education, also bring another very important issue, is about the common responsibility or the shared responsibility. And I think that the shared responsibility is about participation. Communities are invited by this report to participate in the building the vision of education, the objectives of education, and also to develop new methodologies, pedagogies, and new ways to develop education. And I think also that this report also bring new thing is about sustainability, the sustainability of human rights, the sustainability of human rights values, how to sustain these values by new pedagogical practices and also by policies. And this important report also is talking about policies, the importance of transforming policies. I think that for the communities, I think that we have a kind of values that we can transform in programs, and that we can also educate young people, children, on how to transform all these values in daily practices.
I think that we are in a new era where human rights are a real way to transform education. Thank you. Ringrazio sentitamente per l'intervento il presidente Ben Hassen, il cui appunto intervento è stato assolutamente illuminante e ci fa maggiormente riflettere come, nonostante la promessa della capacità della tecnologia di connetterci, rimangono grossi divari digitali, ampi divari di genere ed esistono ampie asimmetrie nelle possibilità di creazione e di accesso alla conoscenza, e quindi il diritto all'istruzione, come sancito nell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, deve continuare a guidare gli sforzi a livello collettivo. Grazie ancora per l'interessante intervento, e a questo punto siamo alle considerazioni conclusive. E da Tunisi, dall'Africa, in questo viaggio virtuale, torniamo in Europa presso la Santa Sede, nello Stato del Vaticano. Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Vincenzo Buonuovo, rettore Pontificia Università Lateranense e direttore della Cattedra UNESCO sul futuro dell'educazione alla sostenibilità, a cui lascio subito la parola perché so che poi dovrà lasciarci. Grazie. Grazie, un ringraziamento anzitutto al Comune di Lucca, alla persona del sindaco e dell'assessora, e un ringraziamento alla dottoressa Rondinella per questo invito, e alla Commissione Nazionale dell'UNESCO certamente. E diciamo che come cattedra, la più recente forse dell'UNESCO, una delle più recenti dell'UNESCO, ci poniamo anche l'obiettivo di poter declinare in modo diverso la sostenibilità. E declinarla proprio in rapporto all'educazione, perché il tema dell'educazione chiede alla sostenibilità di modificarsi nella sua struttura, e l'abbiamo sentito oggi, perché partendo dalle due domande fondamentali, cosa ci attende, cosa fare, è venuto fuori quello che può essere l'apporto non soltanto delle cattedre, ma dell'università, degli educatori e del concetto di educazione stessa. Io credo che l'incertezza del futuro oggi sia la spinta migliore per poter andare avanti, la spinta migliore per poter costruire qualcosa di diverso rispetto a quanto eravamo abituati a fare nell'ultimo periodo. Perché? Perché molto spesso proprio dai momenti di crisi e di sofferenza, che è stato prima ricordato, come dalla Seconda Guerra Mondiale viene fuori la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, o piuttosto la Carta delle Nazioni Unite, o tutto il sistema delle organizzazioni UNESCO in primis. Bene, da questo momento che stiamo vivendo c'è una frammentazione da un lato, un'assenza o una evidente assenza di valori tradizionali di riferimento, ebbene l'educazione può concorrere a costruire non soltanto un nuovo patto, ma un nuovo modello di educazione. Questo credo che sia importante ed è venuto fuori molto bene dalle relazioni che ci sono state. Richiamare concetti come la solidarietà accanto alla conoscenza e alle nuove idee credo che sia un po' la carta vincente in questo nostro dovere operare, perché plasmare i giovani, le giovani generazioni, per esempio sul concetto di sostenibilità, significa anzitutto evidenziare le difficoltà che ci sono rispetto ad una effettiva implementazione della sostenibilità. La sostenibilità vuol dire responsabilità comune, certo, ma una responsabilità comune che va necessariamente differenziata. La responsabilità dell'educatore, la responsabilità di colui che apprende e la responsabilità di una comunità in cui educatore e giovani generazioni vivono. Credo che l'esperienza di Lucca in questo senso possa essere un po' paradigmatica, no? Significativa, per poter pensare a qualcosa di nuovo e di alternativo. Volevo poi infine soffermarmi un po' su tre concetti fondamentali che sono emersi oggi e dare un tentativo, meglio, di lettura dei tre concetti. Anzitutto l'idea di un qualcosa che avanza, di una fiducia verso il futuro. La fiducia verso il futuro credo che sia da manifestarsi, ecco, in questa relazione tra
la capacità di ricerca, la capacità di comunicare la ricerca e anche quello che può essere modo di comunicarla e diffondere la ricerca stessa. Si è parlato di dialogo come strumento. Il dialogo, oltre che uno strumento, può essere, io credo, un metodo da utilizzare. E il metodo del dialogo difficilmente fallisce. Può fallire, potremmo dire, l'effetto del dialogo stesso, ma non il metodo. E questo è un primo concetto che è venuto fuori molto bene e che penso sia, almeno nella mia lettura, sia un aspetto fondamentale. Il secondo, la interrelazione. Bene, l'educazione è già di per sé interrelazione. L'interrelazione ci porta oggi a pensare ai processi educativi come una rete da costruire. Non è soltanto progettare l'educazione, ma costruire una rete che tenga insieme le diverse istituzioni, le diverse agenzie educative. E credo che questo sia importante, soprattutto se vogliamo riconoscere, difendere e riprendere dei valori fondamentali. Il terzo elemento è la interdipendenza. La interdipendenza l'abbiamo declinata molto spesso in rapporto ai processi relativi allo sviluppo, relativi anche ai diritti fondamentali della persona. La interdipendenza va declinata anche in rapporto all'educazione, lì dove può essere un elemento che fa superare la frammentazione del progetto educativo che oggi noi abbiamo in tante realtà, anche in quella universitaria. La diversità delle scienze non significa una loro contrapposizione, né significa un loro manifestarsi in modo, potremmo dire, alternativo. C'è anche in questo caso da tenere dentro le diverse realtà e ritenerle interdipendenti proprio negli effetti. Penso che la domanda o le domande che sono state poste, cioè non partiamo da zero, certamente non partiamo da zero perché abbiamo già qualcosa di concreto e di, come ci dice il rapporto dell'UNESCO, di progressivamente sviluppato. Poi, certamente, l'altra domanda, c'è qualcosa che non funziona. Probabilmente il non funzionamento è dato anzitutto da una mancanza di risposte, dei sistemi, se vogliamo anche dei metodi, che molto spesso adoperiamo nell'educazione rispetto alle nuove esigenze. La pandemia, per esempio, ci ha posto il grosso problema di cosa vuol dire una didattica online rispetto ad una didattica di tipo tradizionale. Credo che sia fondamentale per evitare l'equazione che didattica online significa trasferire su un sistema di comunicazione, quella che è la didattica tradizionale. Di che cosa abbiamo bisogno? Credo che abbiamo bisogno anzitutto di una effettiva cooperazione. E lì torna l'idea di una differenziazione nelle responsabilità. È un rapporto che riguarda gli stati e che riguarda quindi i paesi nella loro differenza, che riguarda la comunità internazionale in quanto tale. Perché? Perché all'interno devono costruirsi rapporti che debbono prevenire il conflitto, non certamente intervenire quando il conflitto è già in atto, ma prevenire il conflitto, ma essere pronti anche a intervenire nel post-conflitto. Credo che in questo momento l'esperienza dell'Ucraina, l'esperienza dello Yemen, l'esperienza del Corno d'Africa, l'esperienza di Myanmar, tanto per percorrere i diversi continenti, ci imponga una lettura di questo genere. Se la prevenzione non è stata fatta proprio anche in termini educativi, bene, l'educazione può contribuire a ricostruire nel post-conflitto. E credo che lì è una sfida che tutti dobbiamo accettare e a cui tutti dobbiamo concorrere. Ecco, abbiamo bisogno di questa, oltre che sicurezza, di fiducia in noi stessi, nelle nostre istituzioni e nella capacità di trasferire nelle giovani generazioni quella, potremmo dire, quella forza vincente, quella forza che riesce a vincere anche le difficoltà. Ecco, io mi fermerei qui in queste brevi o brevissime considerazioni finali che sono un po' il tentativo di sintetizzare ciò che è stato precedentemente detto. Grazie. Grazie al magnifico rettore della Pontificia Università Lateranense per questa sintesi che davvero ha coniugato un po' tutti i vari interventi che abbiamo ascoltato. E parlando di sostenibilità, ricordo proprio che la città di Lucca Learning City, UNESCO, è l'unica delle 5 città italiane inserita nel cluster dell'educazione alla sostenibilità, quindi assolutamente in linea con quanto viene e quanto verrà poi
realizzato dalla Cattedra UNESCO della Pontificia Università Lateranense. E proprio da questo punto di vista i piani di azione che promuove la città di Lucca quindi rappresentano un contributo agli obiettivi ambiziosi appunto contenuti nell'Agenda 2030, e per il loro raggiungimento, come sappiamo, si richiede una prospettiva multidimensionale che incorpori poi prospettive culturali, professionali, istituzionali e politiche sui sistemi appunto educativi. E per parlare di questo abbiamo il piacere di avere con noi, ci spostiamo quindi dalla Santa Sede ad Amburgo in Germania, dove è situato per l'appunto la sede dell'Istituto UNESCO per l'apprendimento permanente, che rappresenta il cuore pulsante delle Learning City a livello globale, e quindi la parola al team leader dell'Istituto per l'apprendimento permanente, Raul Valdés. Thank you very much. I'm very pleased to be participating in this event that the city of Lucca organized, which I need to say is a very active member of the UNESCO Global Network of Learning Cities, and now leading the way in adopting and presenting this new social contract for education from UNESCO. I think that UNESCO's Future for Education initiative, as we are all aware, has been tasked with reimagining how knowledge and learning can shape the future of humanity and of the planet. As we could witness with throughout the variety of today's presentations, this report is a product of its groundbreaking work and provide us with an aspirational, comprehensive, an achievable roadmap for education in the years to come. I am pretty sure that this was a fruitful and very interesting discussion round, but also will give us a lot of meat to continue thinking, discussing, and of course acting in order to improve our education systems. Here at the UNESCO Institute for Lifelong Learning in Hamburg, we have contributed to the UNESCO International Commission on the Futures of Education with a publication titled Embracing a Culture of Lifelong Learning, which argues that creating a global culture of lifelong learning will be the key to addressing the challenges faced by humanity, from the climate crisis to technological and demographic change, not to mention those posed by the COVID-19 pandemic and the inequalities it has exacerbated. And one of the main messages of the publication is to encourage and support local lifelong learning initiatives, including learning cities. This implies that local lifelong learning initiatives are a crucial part of bottom-up change towards a culture of lifelong learning. Within urban or rural local environments, they can create and maintain crucial parts of the learning culture that stretch beyond educational institutions, encompassing a great diversity of learning opportunities. I think this was very clear stressed by Fernando Reimers when he was talking about really strengthening institutions, but also how they react to the community, how they support the challenges that the community, that the city is facing. And this idea is quite interesting, echoed from the phrase of Paulo Freire, this Brazilian pedagogy, that is in the beginning of chapter 7 of Reimagining the Future of Education. The chapter is called Education Across Different Spaces. The idea from Freire reads as follows: the city becomes educative through the necessity of educating, learning, teaching, knowing, creating, dreaming, and imagining that all of us, men and women, who occupy its fields, mountains, valleys,
rivers, streets, plazas, fountains, houses, buildings, leave on everything the stamp of a certain time and style, the taste of a certain epoch. The city is us and we are the city. A foundational principle of the social contract for education proposed in this report is, as Sobi mentioned, and I think clearly the other presenters were strengthening this point of view, is the right to education for all throughout life. This principle recognizes the fact that just as learning never ends, education must be further extended and enriched in all times with different themes, different modalities, different spaces. The principle has vast implications for all levels of society and our collective life, for our families, for our communities, for our cities, villages, and towns. For our national ethos, and also the cultural systems, and for our regional and international communities. A new social contract for education, we heard, must see the needs and value of dynamic cultures of learning in all times, modes, spaces. Following with what Professor Ramos mentioned on what already is happening, the learning city model is a perfect example, and we can clearly see that learning cities contribute to both a culture of lifelong learning and a new social contract for education. We currently count 229 learning cities from all world regions, but with Trieste, Torino, Fermo, Palermo, and Lucca, five of them in Italy, we are glad to closely cooperate with them and to continue fostering a culture of lifelong learning. The Learning Cities Network provides a good platform to knowledge production, information sharing, capacity building among its members to improve lifelong learning practices in their cities. We were witnessing how the different cities, the partners agreed very much on the strategy for education, and usually it's very easy to find that they have more similarities and agreed on how to go in education than when you have these issues at the national level, where it's so sometimes difficult to address these issues in the different ministries. I think in that sense, cities are easier, flexible to implement the learning city, the implementation of lifelong learning at the local level. Lucca is paving the way by connecting the futures of education to the local level, and I would like to express my gratitude and congratulate to your endeavor. So many thanks for this. Grazie a Raul Valdés per questo significativo intervento che mi ha fatto ricordare una frase di Plutarco presente nel rapporto di Edgar Ford, il primo rapporto, che diceva che la città è il miglior insegnante, e soprattutto quando la città, possiamo dirla, è in grado di restare nelle proporzioni umane, così come è la città di Lucca, che contiene davvero un immenso potenziale educativo con le sue strutture sociali e amministrative, le sue reti culturali, non solo per la vitalità degli scambi che si svolgono, ma anche perché costituisce una scuola di sentimento civico e di comunione. Ed è quello che poi l'assessora Ilaria Vietina ha cercato di realizzare con il tavolo sull'apprendimento permanente, che coinvolge 120 sottoscrittori del patto cornice per l'apprendimento tra associazioni, scuole, realtà formative importanti come la scuola IMT Arti Studi Lucca, realtà teatrali, realtà artistiche e realtà poi musicali, creando quindi occasioni di confronto, di dialogo che dobbiamo implementare per
contribuire a creare proposte concrete di trasformazione educativa per un mondo più inclusivo e sostenibile. Grazie ancora al Raul Valdés-Cotera per essere stato con noi e a questo punto arriviamo alle domande programmatiche di coloro i quali si erano già prenotati. Io do il piacere di dare la parola alla professoressa Valentina Amini del Comitato Scientifico di Lucca Learning City UNESCO, Cattedra UNESCO in Educazione, Crescita, Uguaglianza della Università degli Studi di Ferrara. Thank you, Anna Teresa. Can you hear me? So, good afternoon and thanks, many thanks to Lucca Learning City for having organized a so important event. I'm Valentina Mini, coordinator of the UNESCO Chair on Education, Growth and Equality at the University of Ferrara, and I'd like to address a question to the director, Sobita Will. Director, I really appreciate your analysis focused on key points about renewing the public policy of education as a special space and a special time, let's say. In our research group, we are thinking about quality education and quality of education system using an interdependence approach. I want to ask you, from your experience and your point of view, do you think we can measure quality education? And can we compare education system across the world? Thank you for the question, a big question. Quality in education could be considered one of the fuzzwords in education and development. We can sit around the table and all speak about the quality of education, and we all think we're speaking about the same thing, but we're all thinking different aspects of it. We also know that we consider a range of, you know, stakeholders, take a young person, take a student, take an adult, a young adult, take a worker, take a Ministry of Education official, take a civil society activist, take someone from the Ministry of Finance. They will all have different views on what the quality of education actually is. And there are different approaches to a more sociological approach would be one, which is kind of, you know, web dialogued approach. It's also, I think, just useful to differentiate between, at least in the international development discourse, between quality, which is often referred to in international development discourse, often referring to foundational skills. When we speak of the global learning crisis, the fact that, you know, this share of youth or children, even in many cases, sadly, even after a cycle of schooling, do not acquire minimal learning competencies. But the other aspect of quality is relevance, and relevance. That's relevance of the outcomes of the educational experience and process to, you know, to all the dimensions of our lives, individually and collectively. As long as we're clear on what we're defining, we can measure a piece of what we might consider quality. And comparing education systems, that there are the large scale learning assessments. Again, that if we can compare, the results of the systems, as long as we're clear that we're only measuring a small share of what the learning outcomes of an educational experience are at any level. We would tend to measure what is most easily, the easiest to measure. But we know that educational processes have multiple social, civic, personal, collective functions as well. But anyway, just some thoughts on that, on that very central question. Of what is quality and how to approach it. Thank you, Director. Thank you so much. E a questo punto lascio la parola, grazie alla professoressa Valentina Amini, e lascio la parola alla professoressa Angela Colonna, Cattedra UNESCO sul paesaggio culturale del Mediterraneo.
e comunità di sapere dell'Università della Basilicata, a cui poi afferisco anche io. Prego. Ok, grazie. Molte grazie dell'opportunità di seguire questo interessante incontro, questo interessante seminario con la cattedra dell'Università degli Studi della Basilicata, la cattedra in paesaggi culturali del Mediterraneo e comunità di sapere. Abbiamo partecipato al lavoro dei dialoghi e all'estensione della dichiarazione, e proprio sulle sollecitazioni interessanti che insomma vengono da questo incontro di stasera, il tema che stiamo affrontando con le cattedre UNESCO italiane proprio sulle questioni di come poter contribuire ragionando sulle diverse scale, quindi la scala delle comunità, le comunità di saperi, le comunità di pratiche. E anche per questo trovo molto interessante il lavoro che stanno facendo e che si apprestano a fare le Learning Cities e la città di Lucca, proprio perché la dimensione, come diceva prima Anna Teresa, la dimensione della città, citando Plutarco, può fare la differenza rispetto ai temi da affrontare, il tema dell'educazione in particolare, cioè come poter diventare una comunità che apprende. Quindi la domanda è proprio sulla questione delle scale, le scale che sono quantità, ma sono anche qualità. Quindi come le comunità, quindi questa scala intermedia può vedere, può essere la dimensione dentro la quale poter affrontare il tema della sostenibilità, il tema dell'educazione, il tema del diventare una comunità che pratica la pace, come è possibile appunto valorizzare queste diverse scale, proprio la scala delle comunità, dove la città è un luogo di aggregazione appunto comunitario interessante per la sua misura. Grazie. Thank you. I think the question of what is the right scale at which a city can participate in this process of building the futures of education connects to the question of what's the connection between the city and educational institutions. And so if there is a municipal network of schools, if there is a connection between cities and universities, if there are opportunities for lifelong learning in the city, then I would think that those are the delivery channels that the city needs to activate in a conversation on the futures of education. It's important, I think it's part of the vision of this document, to think beyond the most traditional educational institutions, schools and universities, when thinking about the future of education. And to realize that there are many activities that have educational value in a city that are carried out by a range of institutions. So I think the question for the city and for the leadership of the city becomes, what is the right way, what is an appropriate and effective way to articulate that network so that we can have a coherent conversation about the futures of education? I knew someone in Brazil, in the city of Rio, who did something very imaginative with low-income communities. His theory was that in the favelas in Brazil, there were always people looking for opportunities to learn something. And there were always opportunities to learn something. But the challenge was one of connecting those two groups. And so he created a program in partnership with Google, I think, to map in real time opportunities for learning, a workshop, a free concert, some kind of an activity that would have educational and cultural value, and found ways to deliver that information in public buses in different places
where his theory was, it's not so much that we lack people who want to learn and we lack opportunities to learn, is that we lack the means for people to find those opportunities. And so he created that. So my sense is that this report, in presenting an ambitious vision of education that creates a larger ecosystem of learning, is calling for the creation of those mechanisms of articulation. Now, someone has to do that. It doesn't need to be a municipal government. It could be a university. Someone has to take on, it could be an organization of civil society, as was the case in Rio. So I think that creating that system of lifelong learning is not so much the problem. That system exists, making it visible. But engaging the participants of that system in a coherent dialogue about the future and in creating the possibilities for collective leadership, for collective action, for concerted, coherent leadership, that is the challenge. And I don't have a solution to how to solve that, other than to suggest that we need conversations such as the one we're having here that bring around the table the various actors that have responsibility for different components of that system. So I'm not sure I have answered your question completely, but that's how I think about what is the appropriate role of a city in advancing this vision of the future. Grazie, credo che la professoressa Colonna sia soddisfatta della risposta che ha ricevuto, mi fa un accenno, quindi grazie. E a questo punto passo la parola alla professoressa Chiara Biscarini della Cattedra UNESCO in Gestione delle Risorse Idriche e Cultura dell'Università per Stranieri di Perugia. Grazie, grazie mille, buon pomeriggio a tutti e complimenti per l'evento, perché a me è interessato moltissimo sia dal punto di vista accademico ma anche dal punto di vista di approccio appunto della didattica, della terza missione, di tutto quello che stiamo svolgendo insieme ai nostri progetti con le cattedre UNESCO italiane. E, io sono sì Vice Chair della UNESCO Chair in Water Resource Management and Culture e sin dall'origine la nostra cattedra ha tentato di conciliare proprio le due anime umanistiche e scientifiche in una visione partecipata. Io avrei moltissime domande, però approfitto della presenza della dottoressa Rondinella proprio perché è stata operativa poi anche nel riuscire a realizzare la Learning City per Lucca e io proprio ieri ho partecipato alla Fiera di Milano del Turismo per un evento legato proprio al turismo di ritorno e la nostra è una università anche fortemente internazionale, dove è un po' un'internationalization at home, i nostri studenti provengono da molte parti nel mondo. Quindi volevo anche chiedere se è vero che la Learning City agisce sul tessuto cittadino, no? Locale, in maniera molto incisiva. Però ecco, noi abbiamo ora, credo, anche bisogno dal punto di vista di una visione internazionale di riuscire a riprodurre questi saperi anche in ambiti più ampi, non solo appunto locali ma anche in ambiti internazionali, per poter poi, proprio come anche territorio italiano, parlo del nostro contesto che è, come dicevamo, caratterizzato da tante piccole realtà, no? La cultura è diffusa nel territorio, nei piccoli centri, nei borghi, in tutte le nostre peculiarità. Quindi come riuscire tramite anche i progetti di Learning City a trasmettere quelle competenze trasversali che sono anche culturali a chi visita o chi viene per motivi di studio nel nostro paese e può diventare parte attiva di una società di saperi e di competenze che in qualche modo si insedia nelle nostre città in maniera molto attiva, anche in maniera molto strutturata come in una Learning City. Questa era un po' la mia domanda e la mia sfida per riuscire ad avere una visione ancora più integrata del contesto di una città di saperi, se vogliamo. Provo a inserire qualche elemento per dare l'idea di come noi abbiamo cercato di organizzare. Ci sono degli aspetti che riteniamo fondamentali proprio per raccogliere tutta la vitalità che è presente
nel territorio e metterla a disposizione il più possibile di tutte le persone, come giustamente diceva la professoressa, sia di coloro che risiedono stabilmente, sia di coloro che possono aggiungersi per motivi interculturali o possono anche essere di passaggio. Noi ci siamo strutturati in questo modo. Prima vi parlavo del fatto che abbiamo realizzato un patto a cui abbiamo chiesto l'adesione a tutti i soggetti che hanno delle offerte formative. Sulla base di questo patto abbiamo creato una mappa, che è una mappa che interattiva sul sito del comune, dove sono localizzate le varie attività che si svolgono. Sulla base della mappa si realizza poi un osservatorio che aggiorna e attualizza le proposte, e sulla base dell'osservatorio realizzeremo, è questo il prossimo step, uno sportello di orientamento in modo da dare gli strumenti alle persone che si affacciano a questo mondo dell'apprendimento permanente per individuare quelle offerte formative che sono più congeniali e più funzionali per i loro percorsi specifici di apprendimento permanente. L'ultimo passaggio sarà poi quello di individuare un riconoscimento delle competenze acquisite anche nei percorsi non formali, perché in Italia, come sapete, i percorsi formali risultano già pienamente riconoscibili. Invece nei percorsi non formali noi non abbiamo ancora, benché sia previsto dalla normativa, una modalità di riconoscimento diffusa e ampiamente praticata. La faremo come sperimentazione in modo che sul nostro territorio si realizzi la possibilità di riconoscimento di questi percorsi, e con questa modalità cercheremo di implementare le motivazioni delle persone, aumentare l'attrazione dell'offerta formativa e quindi aumentare la partecipazione, in modo da poter considerare l'aumento di competenze complessivamente. Una modalità che abbiamo perseguito in questi ultimi mesi e che si affianca alla realizzazione di questo sistema è una specifica scuola per le competenze di cittadinanza, che abbiamo attivato attraverso alcuni incontri a distanza che ci hanno permesso di acquisire esperienze presenti anche in altre città e di confrontarci con degli studiosi e degli esperti che hanno delle esperienze ricche, e al termine di questi incontri a distanza realizziamo 3 laboratori in presenza in 3 parti diverse del nostro territorio comunale, là dove esistono dei centri di cittadinanza che sostengono patti dei beni comuni e nei quali si esercita proprio la prassi della cittadinanza e si acquisiscono quelle competenze di dialogo, collaborazione, compartecipazione e co-costruzione della comunità di cui si parlava prima. Abbiamo realizzato il primo laboratorio alla fine del mese di aprile, ci sarà il secondo e poi a maggio il terzo. Ecco, integrando questi aspetti cerchiamo di dare consistenza a queste opportunità formative e di far crescere la domanda di apprendimento permanente in tutti gli strati della popolazione, qualunque sia la provenienza delle persone, e quindi con una particolare attenzione proprio anche alla interculturalità. Grazie. Grazie mille. Grazie quindi alla professoressa Viscarini, alla professoressa Vietina, che ha dato credo veramente una esaustiva informazione di quello che stiamo realizzando nella città di Lucca, e passo la parola al professor Massimiliano Tarozzi, chairholder della cattedra UNESCO in educazione alla cittadinanza globale nella formazione universitaria presso l'Università di Bologna. Grazie per questo intervento. I will address this my question in English. So thank you very much for this event, which has been very, very, very stimulating.
for all of us. I believe that Reimagining Our Future Together, this report is a cornerstone for education policy practice for every actor in education, and every actor in education should read carefully and discuss this report for the next few years, because it's so dense and so important for all of us. One of the things that struck me the most, to me personally, was one of the ideas of the core of the whole report, and especially the idea that education is aimed at reconceptualize the human and the non-human, and especially the way in which human beings relate each other, the human, the social sphere, to the planet, the non-human, the natural sphere, and to the technology, the artificial non-human sphere. So the triangle of these three spheres, to me, is absolutely crucial for rethinking education. In particular, this point, to me, is following the very idea of global citizenship education, because to me, the global citizenship education is precisely an educational perspective aiming at integrating and interconnecting what has been addressed separately in education, and especially combining human and non-human, human being the social and the planet. So my question, especially to Professor Reimers, is asking your opinion on this. So do you agree that, compared in particular to the past two reports, the report 4 and the Lore, one of the main features of this one is that of this new social contract is that, why in the past reports education was mostly aimed at developing competencies and knowledge supporting national citizenship, here citizenship is represented as a global or even a post-human, combining social and natural, social sphere and the biosphere. What do you think about this? I think it's a very good question. My sense is that the Delors report made a very important contribution introducing the subject of global citizenship. If you remember, in the four domains that the Delors report emphasized, it did emphasize the idea of learning to live together. And in the discussion of that concept, the argument, as I remember, went more or less as follows. Globalization is increasing the frequency of interactions among people of different civilizational origins and identities through trade, immigration, and so on. And therefore, it's very important that education teaches us to see those differences with hope, as opportunities, as possibility, rather than retreat into our tribal identities, which are threatened by that interaction. And if you think that this report was published in 1996, in many ways it anticipated some of the challenges that we're living, that we're experiencing. So I don't think that this report is the first one to make the case for global citizen, although it certainly does make that case. The difference, perhaps, with the previous report is in how we understand global citizenship. And I think that there are two differences. One, the Agenda 2030, which has become normalized as a language in the UN community, in the development community, is novel relative to the way the Delors report addressed global citizenship. In many ways, the notion of global citizenship reflected in the Delors report emphasize the importance of intercultural understanding. Whereas this is a conception that says, no, it's not just about intercultural understanding, it's about solidarity and the skills to participate in building a world that has no poverty, that has no hunger. That's one difference. The other difference, I think, is the pressing nature, the urgency around climate change, which was not a very salient topic in the Delors report, published now almost three decades ago, and this report. In fact, before the COVID pandemic, my memory of that very first meeting we had in January of 2020 in Paris is that climate change was really
the most salient concern in all of our consciousness. I think the crisis of COVID recalibrated that a little bit because it made so evident the deep inequalities within societies and the challenges to democracy, the democratic backsliding, which was in our consciousness, but was really, I think, aggravated by COVID. So when you look at the two first chapters of this report that basically say all of education should be aligned, yes, you're right, with developing global citizenship, how this global citizenship is understood is different than it was understood in the Delors report. But I do think that report was not exclusively about developing civic competency for national citizenship. I do think learning to be, the report published in 72, absolutely took the nation state as the unit that guided the development of education. Yes. But maybe others in the commission have views on that. Belhassen, Sobi. Benhassen, Sobi, maybe you have views on this good question from Professor Tarot. It's a real good question, and I think that in this new report and after COVID-19, I think that the real fear of our time is not only about, between brackets, traditional human rights violations. It's about the existence of human being. This is the new, I think, challenge for humanity because of conflicts, because of COVID-19, because of violence, and also because of climate change. I think that the real challenge now for the humanity is to rethink its existence. And to rethink its existence, I think that the question is about universality. The problem is that we need really to rethink universality, to strengthen universality through issues like global citizenship, like solidarity, like resource sharing, like justice, international justice. I think that this is a real moment for humanity to rethink universality through very realistic issues and to rethink universality because I think that we are in a turning point that we cannot continue to live and forgetting that there are other people that they need really international justice, they need really solidarity to help to give them this kind of dignity. I think that this rethinking universality, strengthening universality, I think this is also an important issue. And global citizenship can help us to rethink universality, to rethink diversity, and to try to put together issues, to try to really to put together people, to put together ideas, to put together cultures, and also to rethink the development. Development, we need really to rethink development to make it really sustainable, universal, and dignifying people. If I may, I would just add thinking of the three reports, and I think I would agree with Professor Reimers that the Four report that's 50 years ago, focus was on the individual, the learning to be, individual and holistic development of the individual in a learning society. That learning society in the framework of the nation state. We are talking 50 years ago. The Delors report, 25 or more years ago, what carried the most was really the learning to live together. It was a time, early 90s, of intensifying globalization. Some of the tensions identified at the beginning of the Delors report include tensions around
you know, between the global and the local. So there was perhaps the beginnings of this global citizenship or an understanding of global citizenship, maybe a focus on, you know, the living together and its intercultural dimensions. But I would agree also with Professor Reimers that, you know, the awareness of environmental issues was still nascent, perhaps. And since that time, there has been a growing recognition of the extent, you know, of the climate crisis, even since the adoption of the 2030 agenda. Scientists have reviewed, you know, their projections on the consequences, for example, of global warming, on flooding, and they have reviewed them upwards in the space of 5 years. Their own calculations and projections were much more severe than what they had initially thought. And this is a strong point in the report of the Commission. So that's the balancing, you know, beyond the human-to-human relation, which was perhaps the focus of the Delors report, to say it's, yes, it's human-to-human, but it's also human to the natural environment, and that we can no longer see the human species as dominating the natural world, other living species, but also the natural environment. The technological is perhaps less, it is brought up, but less detailed perhaps, but issues around development and, you know, in biotechnologies, in artificial intelligence, raise questions about what makes us uniquely human. There have been discussions around, you know, is creativity a typically human thing, or can artificial intelligence also be creative? Is consciousness a purely human quality? So there are fundamental questions about what it means to be human and reframing those relationships, human to human, human to environment, and human to technology. One thing. I'm sure that these three reports are all a product of their times. If we were writing this report now, watching the news of what's happening in Ukraine, I'm sure that there would be much greater emphasis on issues of peace, educating for peace, share humanity, than there was. But remember, we're writing this report when entire cities were closed down. When we saw the morgues overwhelmed, they didn't have room for all the dead people. When we didn't know when we were going to have a solution to this pandemic, there was this sense of real uncertainty about the future. And at the same time, we saw politicians animating people to ignore the advice of scientists. We saw people refusing. All of that was very much in the minds of the Commission. And even though the report wasn't about the pandemic, inevitably, I think that experience that we were living influenced what we did. I think that had it not been for the pandemic, I don't know that this report would have had the same impetus on the power of ordinary people and the same agnosticism on the power of states, of governments. So. Grazie al professor Fernando Reimers. Il tempo a nostra disposizione ovviamente è concluso. Ringrazio nuovamente per essere stati con noi il direttore Subita Will, il professor Fernando Reimers della Graduate School of Education di Harvard, e ancora il presidente Abdel Basset Benassen, il magnifico rettore della Pontificia Università Lateranense Vincenzo Buonuomo, e in ultimo il team leader dell'Istituto UNESCO di Amburgo, Raul Valdés Cotera. A tutti davvero grazie, un sentitissimo ringraziamento. Abbiamo appreso moltissimo, cercheremo di mettere in pratica quanto abbiamo imparato da tutti voi oggi,
Voglio concludere ringraziando sentitamente tutto lo staff del Comune di Lucca che ci ha supportato tantissimo per questo incontro. D'altra parte era la prima volta appunto che ospitiamo, la città di Lucca ospita in un incontro web un incontro in inglese e in lingua italiana, e abbiamo imparato anche questo. La pandemia certamente ci ha insegnato che l'umanità possiede un solo pianeta. Tuttavia, noi non stiamo condividendo le sue risorse in maniera ottimale, né le stiamo utilizzando in maniera sostenibile. Esistono disuguaglianze inaccettabili tra le varie regioni del mondo e siamo ben lontani dal raggiungere l'uguaglianza di genere. Dunque, con un costante impegno verso i diritti umani e verso l'educazione intesa come bene comune, saremo in grado di sostenere e trarre beneficio dal ricco mosaico di modi diversi di conoscere ed essere appunto nel mondo, che le società e le culture dell'umanità portano nell'apprendimento formale, informale e non formale, e nelle conoscenze che siamo appunto in grado di condividere a livello globale. Grazie ancora a tutti, buona serata e speriamo di avervi presto di persona nella città di Lucca. Arrivederci. Ci vediamo. Un caro saluto a tutti voi e un sentito ringraziamento da tutta la città di Lucca. Grazie.